30 anni di carcere per l'assassinio di un noto militante per causa omosessuale. La sentenza di un tribunale ugandese rende giustizia a David Kato, il cui brutale omicidio a gennaio suscitò l'indignazione della comunità internazionale. L'omicida ha riconosciuto di aver ucciso Kato a martellate a causa delle sue insistenze per un rapporto sessuale.